23 comuni coinvolti tra le province di Pescara, L'Aquila, ma soprattutto Teramo nel Festival Abruzzo dal vivo 2018, un grandissimo evento per riscoprire le bellezze dei territori. Parliamo di territori purtroppo segnati dal sisma, in particolare per quanto riguarda la provincia di Teramo, dal sisma del 2016. Ebbene, la regione Abruzzo, con tanti partner al seguito, ha pensato a questa importantissima iniziativa per dare nuovo vigore a questi territori. Parleremo di questa manifestazione che in qualche modo ha già preso il via, ma terminerà il 15 luglio nei comuni del cratere. Ne parleremo un po' con quelli che sono i protagonisti di questa iniziativa. A cominciare alla mia destra da Claudio Ucci, presidente del distretto turistico Gran Sasso d'Italia. Benvenuto Claudio. Poi con Eleonora Coccagna, direttore di Abruzzo Circuito Spettacoli. Salve. Ed ancora con Moreno Fieni, presidente del BIM Teramo, altro partner importante di questa iniziativa. Abbiamo parlato di 23 comuni, ce n'è uno capofila ed è quello di Crognaleto. Abbiamo qui con noi stasera Giuseppe D'Alonso, il sindaco. Benvenuto. E il presidente dell'agenzia Abruzzo Circuito Spettacoli, Angelo Radica. Benvenuto anche a lei. Tanti ospiti, il tempo a disposizione è quello che è, allora cerchiamo di entrare subito nel merito. Festival Abruzzo dal vivo 2018, Claudio Ucci, è uno di quei momenti e soprattutto una di quelle iniziative che servono a dare nuovo vigore a questi territori. Sì, assolutamente è così, però c'è da dire, da guardare a un lato importante. Abbiamo cancellato i campanili. E questa è una cosa importante sia per il territorio e per le condizioni in cui si trova questo territorio, ma anche per un nuovo approccio da parte dei sindaci e delle varie istituzioni a fianco, perché noi saremo come distretto turistico del Gran Sasso, che un po' tocca tutta l'area nella sua interezza, ma abbiamo anche due DMC, il Gran Sasso Laga e il Gran Sasso Aquilano, che sosterranno questa iniziativa insieme a tanti altri soggetti. Per me è epocale il punto di partenza. Più che il contenuto degli eventi, voglio dire che diventano assolutamente importanti perché finalmente i territori si muoveranno su eventi a misura. Io veramente è stato fatto un lavoro eccezionale. E c'è un lavoro a misura, cioè quindi si sta bene dovunque si voglia andare e se qualcuno riesce a collezionarle tutte sicuramente avrà fatto una bella esperienza. Quindi io parto con un augurio che questo duri nel tempo, perché se dura nel tempo e si supera il momento, l'occasione del momento per un finanziamento che in qualche modo arriva per aiutarci a risalire dalle difficoltà del terremoto, invece ci dia la possibilità di cominciare a parlare di organizzazione del territorio. Direzione e coordinamento affidata Abruzzo Circuito Spettacolo, Eleonora Coccagna, direttrice, insomma un lavoro anche abbastanza complesso, cercare di individuare iniziative ad hoc per ognuno di questi 23 comuni. Sì, è stato un grande gioco di squadra. Il comune capofila, Crognaleto, ha riunito tutti e 23 i comuni con grande ambizione, è riuscito nel suo intento, quindi questa è un'operazione straordinaria, e quindi ha delegato l'ACS di curare tutta la parte, diciamo, più tecnica nell'organizzazione di questo festival. Che comunque sarà una costellazione di quasi 70 eventi tra concerti e spettacoli teatrali su tutti i 23 comuni. Quindi un'operazione straordinaria che è stata di squadra. Non è stato semplicissimo naturalmente mettere tutte questi eventi insieme, però devo dire che i sindaci sono stati molto, molto attivi. E hanno risposto perfettamente, quindi la macchina ha funzionato nel giro di un mese, siamo riusciti a creare tutto questo evento e quindi sicuramente è un progetto che è riuscito nel suo intento, cioè quello di creare una squadra in grado di superare tutte le difficoltà che questi territori per il terremoto, ma anche comunque la complessità, no? Di un programma così variegato. In un periodo ristretto di tempo, perché stiamo parlando, il primo evento è passato da poco, il 27 maggio, e andremo a finire fino al 20 luglio.
quindi tempo breve, ristretto, però abbiamo tantissime sorprese sia per gli abitanti abruzzesi, ma anche per tutti i turisti e per tutti quelli che vorranno avvicinarsi, perché alcuni di questi eventi rappresentano comunque dei grandi eventi aggreganti con dei nomi di grande calibro. E poi magari ci torneremo, già stiamo vedendo dalla regia, il nostro Dino D'Angelo ci sta facendo già vedere qualcuno dei grandi e prestigiosi ospiti che parteciperanno a questo festival. Il sostegno della BIM, Moreno Fieni. Sostegno del BIM, diciamo che il BIM è partner orgoglioso di questa iniziativa, ringrazio e approfitto per ringraziare pubblicamente tutti i comuni, lo faccio con l'amico sindaco Giuseppe D'Alonso che è qui oggi con noi in qualità di comune capofila, perché io sono la presidenza di questo ente da circa un anno e ce lo siamo detti dal momento del mio insediamento che gli aspetti di rivitalizzazione dei nostri borghi dovevano essere sicuramente fra quelli più importanti da perseguire in questo mandato del BIM. Io mi sono sempre impegnato e prodigato da questo punto di vista, faccio un po' mie le parole del presidente Ucci, nel senso che oggi c'è una sorta di giorno zero, di anno zero, definiamolo come vogliamo, nel senso che la partecipazione di tutti questi comuni insieme nel condividere un obiettivo e approfittando evidentemente del finanziamento messo a disposizione dal Ministero e dalla Regione Abruzzo conseguentemente è per noi un punto fondamentale da cui partire. Per cui il BIM come dire, in questa fase si onora, si pregia di essere nella cabina di regia, ma sicuramente offrirà un sostegno ulteriore a queste manifestazioni sperando che sia soltanto l'inizio di un percorso da mettere in piedi nei prossimi anni. Comune di Crognaletto, dunque comune capofila, sindaco D'Alonso, Ucci parlava giustamente di sinergie e soprattutto di campanelli messi da parte in un territorio molto ampio, considerando le tre province coinvolte, immagino che anche da questo punto di vista non sia stato un lavoro facile. Ma intanto va ringraziato subito il sistema centrale, il MIBAC, il Ministero che ha voluto mettere a disposizione queste risorse importanti che unitamente alla Regione, a partire dal Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso e tutta la filiera dell'Assessorato alla Cultura, nel voler, come devo dire, spalmare sul territorio queste risorse per cercare di valorizzare e rialzare la china a 23 comuni che sono stati martorizzati dal sisma a partire da quello dell'agosto 2016 e poi di nuovo ad ottobre e poi ancora la nevicata e l'isolamento, insomma una serie di condizioni che hanno messo veramente in ginocchio i territori. Questa bocca di ossigeno che è arrivata sul tavolo della discussione, dove i sindaci poi ovviamente hanno fatto sintesi, è un momento importante ma soprattutto di aggregazione che i territori hanno capito di dover fare, abbassando i campanili, togliendo le giubbe e le casacche, ma pensando solo alla cittadinanza e al modo di come rilanciare il territorio. I partner che sono arrivati, il BIM, io ringrazio il Presidente Fieni, il Distretto Turistico Claudio Ucci, le DMSI e poi questa struttura, insomma, che coordinare ben quasi 70, come devo dire, eventi su 23 territori variegati sul territorio, perché poi parliamo di 5 comuni nell'Aquilano, uno nel Pescarese, 17 nel Teramano, insomma, non è semplice, tutti i comuni piccoli comuni al di là della città capoluogo di Teramo, ma sono tutte piccole entità con mille difficoltà. Io credo che siamo sulla giusta via, credo che questo, come si è già detto, sia il viatico di una buona gestione per portare al risorgimento di questi territori. Nei nostri comuni c'è ancora la voglia di vivere e di scommettere con il futuro. Sta a noi amministratori, e credo che questo ne sia una dimostrazione, di mettere a sistema. Adesso stiamo parlando di cultura, stiamo parlando, come devo dire, del rilancio culturale, la riscoperta di questi territori, ma l'obiettivo che ci siamo dati, i sindaci, che io ringrazio per la grande sintesi che si è fatta, perché insomma i sindaci sono un po' abituati a tirare la corda del proprio campanile per non ribadire il concetto, ci siamo spogliati, ci siamo seduti e abbiamo ragionato su cosa fare. Questo è solo l'inizio, noi pensiamo al rilancio del territorio, che non è solo gli eventi o la cultura, c'è la ricostruzione, ci sono altri momenti dove credo che questo modo di lavorare sia la strada giusta per portare veramente l'Abruzzo dal vivo.
Per comprendere la complessità dell'iniziativa, la dottrice Eleonora Coccagna ci parlava di 70 eventi, ma parliamo, ecco, non solo di concerti, ma anche spettacoli, mostre, percorsi, incontri, laboratori, distribuiti su 23 comuni. Io, prima di dare la parola a Radica, li vorrei rapidamente elencare. Per la provincia di Pescara, Farindola, e poi su Teramo abbiamo Civitella del Tronto, Teramo Capoluogo, Campli, Torricella Sicura, Colledara, Castelcastagna, Montori Alvomano, Isola del Gran Sasso, Crognaleto, Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Cortino, Fano Adriano, Pietra Camela, e sull'Aquila, Campotosto, Monte Reale, Capitignano, Pizzoli, Cagnato, Amiterno e Barete. Quindi eccola qui la grafica che prontamente il nostro Dino D'Angelo ci fa vedere. Quindi immaginate voi davvero il territorio regionale, a parte ovviamente la provincia di Chieti che non è stata coinvolta dai terribili eventi, e in particolare del 2016, Radica, il territorio regionale è coperto quasi capillarmente. Sì, infatti anch'io ringrazio il sindaco di Crognaleto, il presidente del BIM, ringrazio il mio amico Claudio Ucci, e fatemi fare ancora un ringraziamento alla mia direttrice, perché è con lei, a tutta la struttura, perché ACS è piccolo, ma come c'era quella canzone, mi sembra, siamo piccoli ma cresceremo, erano più per le ragazze che per i ragazzi. Credo che ACS ha vinto un primo all'andata del campionato, siamo primi in classifica, possiamo dirlo, quindi siamo in zona Champions. Perché dico questo? Perché ACS è una grande scommessa. E io, permettetemi di dirlo, perché in questa occasione, perché ad oggi il sistema regionale non ancora capisce per bene l'importanza di avere un unico circuito di distribuzione di teatro, di musica, di circo e di danza, che siamo noi, l'unico riconosciuto anche o in via di riconoscimento dal Ministero per alcune. E oggi sul campo ci siamo, oltre ad aver gestito una stagione straordinaria di teatro prosa e di altro nella passata stagione, ricordo solo che noi gestiamo i cartelloni di 11 teatri, 9 in Abruzzo e 2 in Molise, tra cui realtà importantissime come Teramo, Lanciano, il Maruccino ed altri. Oggi ci siamo misurati anche con un'altra azione, che è quella in un circuito, diceva benissimo il sindaco D'Alonso, fare un evento a Pescara o a Chieti o a Teramo è anche abbastanza semplice se si vuole, ma fare un evento a Barete, a Valle Castellana, e metterli insieme, cercare di coordinare tutto questo, si raggiunge solo se tutti remano dalla stessa parte. E io anzi volevo mutuare un po' le cose che dicevano loro. Cioè, è vero che sono abbassati i campanili, ma abbiamo fatto un'altra operazione migliore, secondo me, quella di abbassare i campanili per renderli ancora più importanti, perché oggi non è che a Valle Castellano, a Barete, gli abbiamo detto nasconditi, gli abbiamo detto io ti consento di avere una visibilità al tuo comune all'interno di un progetto più generale che da solo non avresti mai potuto avere. Quindi credo che noi abbiamo, come in matematica, abbiamo fatto alla seconda, alla terza, alla quarta, come si chiamano? Elevate la potenza. Abbiamo elevato la potenza e non abbiamo fatto la radice quadrata, come spesso succede anche in Abruzzo in alcune situazioni. Quindi io credo che va fatto un grandissimo applauso al MIPACT innanzitutto, che ha stanziato credo 770.000 euro nel complesso per questi 23 comuni, ai comuni, ai colleghi sindaci, io sono anche un sindaco tra le altre cose, ai 23 sindaci, al presidente del BIM, alle DMC e al distretto, che anche loro spesso hanno difficoltà, vero Claudio, anche a far capire qual è la loro importanza, perché abbiamo remato tutti dalla stessa parte. L'ultima cosa che mi va di dire è che oggi questo dobbiamo fare come si fa in Europa, le best practice, cioè l'Europa paga chi riesce a fare una cosa e a trasferirla. Dobbiamo avere la capacità, come ACS, ma come sistema anche regionale, di replicare, di rendere replicabile questo sistema. E quindi il sindaco D'Alonso sarà sicuramente a capo di tutta questa operazione per insegnare e per spiegare agli altri come ci si è riusciti.
Ecco, Ucci, il grande timore dopo purtroppo i fatti, i tragici fatti, in particolare quelli del 2016 e dell'inverno del 2017, il grande timore è che territori estremamente suggestivi si in qualche modo si svuotassero. E, insomma, è anche difficile ripartire, soprattutto creare momenti di attrazione per chi da fuori vuole venire in Abruzzo e non deve davvero avere paura di venirci a trovare in qualche modo, no? Ma devo dire che io vengo da un giro di circa 26 tra fiere e workshop che abbiamo fatto in tutta Europa con la regione Abruzzo, con le DMC e la PMC, che poi è quella che ci guarda un po' più a livello regionale come organizzazione. E il riscontro che abbiamo avuto è diverso da quello che noi di solito predichiamo, cioè nel senso che c'è una grande volontà. Ahimè, il terremoto ci ha comunque almeno restituito una parte, che è quella che esistiamo nella mente delle persone che comunque vogliono venire a scoprire questi territori e provare le emozioni che questo territorio dà. Ieri sera abbiamo incontrato 10 tra tour operator e giornalisti all'Aquila con la Camera di Commercio, e dalla prima mezza giornata che loro hanno fatto, nessuno di loro conosceva l'Abruzzo, vengono dal nord Europa, e la prima cosa che hanno detto: non ci aspettavamo quello che abbiamo visto. Cioè, nel senso che noi abbiamo questo vantaggio oggi, che è un posto che non si conosce, quindi è da scoprire. Al momento in cui lo scopri ti dà delle belle sensazioni. Dall'altro c'è una cosa più simpatica, dove uno svizzero è venuto alla fiera di Zurigo e mi ha detto: io vorrei venire, e mi ha parlato di una zona specifica del Gran Sasso, dice, non vorrei venire a disturbare perché so che avete problemi. E quando io gli ho spiegato un concetto diverso, tra virgolette, ha mandato a me la prenotazione, adesso viene 20 giorni, starà in camper, girerà, eccetera. Cioè, voglio dire, noi dobbiamo essere capaci, e questo lo sappiamo fare bene, accogliere e dialogare con le persone. Le persone vogliono venire e diventare amici del territorio, e questo è un grande vantaggio da parte nostra di fronte alle grandi città, alle grandi destinazioni. L'altra è che si va sempre di più verso territori che diano tranquillità e anche fiducia, e questo l'Abruzzo lo può dare perché abbiamo poca delinquenza, siamo ben strutturati, le persone ci tengono e si fa amicizia quando si va nei paesi. Questo evento parte con questa idea, cioè quello di incontrare i paesi, quindi chi parteciperà incontrerà anche il territorio. Quindi io ribadisco proprio la grande valenza, anche turistica, perché devo dire che c'è stato, sono cocciate le maniche, anche gli albergatori del mare, con cui io sto facendo degli incontri, soprattutto sulla fascia teramana, che è quella più a ridosso, ma ha anche una popolazione alberghiera grande. Tutti ci dicono: dateci gli eventi, li vogliamo proporre ai nostri clienti. Quindi è bella questa cosa, la dobbiamo sostenere, come è stato detto anche dagli altri. Questo è l'inizio, io dico, di un lungo cammino, e questo mi auguro, per cui voglio tornare qua insieme a tutti gli altri a raccontarvi la prossima avventura. 70-20 e la donna Cagna, magari citarli tutti è un po' difficoltoso, no, però vogliamo anche dire qualcosa, non so, ricordare qualche appuntamento particolarmente suggestivo. Sì, innanzitutto diciamo che al di là della fragilità che stanno vivendo in questo periodo questi comuni, si tratta di molti comuni che si trovano anche in scenari naturali o anche in borghi bellissimi da visitare. Questo è molto importante, perché noi abbiamo abbinato il territorio agli spettacoli per offrire anche a turisti o a persone che comunque vogliono andare a passare una serata diversa per vedere uno spettacolo, ma anche dei percorsi esperienziali che possono essere un cammino nei boschi, ma anche un aperitivo con i prodotti tipici del territorio in una piazza di un borgo e tante altre iniziative. Quindi le location sono tutte d'eccezione, grazie a Dio, e gli eventi sono molto interessanti perché, come avevo già accennato, vanno dalla musica alla prosa alla danza, e sicuramente qualcuno ne ricorderà, perché in primis forse con grande
orgoglio. Sicuramente posso parlare del concerto di Francesco De Gregori che porteremo nella bellissima fortezza di Civitella, quindi un evento che purtroppo sarà per pochi perché avremo pochi posti a disposizione, però sicuramente chi avrà la fortuna di essere lì vivrà un'esperienza eccezionale. E sarà il 4 luglio a Civitella del Tronto, che tra l'altro prima di questa data ospiterà un'altra grande stella internazionale che è Skin, quindi si parla della grandissima star degli Scancanensi che tutti conoscono. Ma abbiamo anche nel teatro, cito Alessandro Haber, un'altra grande voce che ha fatto la storia del teatro stesso, che duetterà insieme, cioè con naturalmente i suoi testi interpretati insieme ad Alessio Bonomo, che è un cantautore italiano anche d'eccellenza. Ma ci sono anche tanti artisti che sono del nostro territorio, parlo per esempio di Filippo Graziani, il figlio del grandissimo Ivan, ma anche nel teatro La Scucimarra, in Teramoart Festival, che avrà anche un ospite d'eccezione che è il sassofonista argentino Girotto, e abbiamo anche vincitori di grandi talent come X Factor, Giosada per esempio sarà Farindola, ma altri locali d'eccellenza che sicuramente tutti conosciamo e che toccano magari più la parte popolare folcloristica, che ricorda quali sono le nostre tradizioni, l'Orchestra Popolare del Salterello. E poi abbiamo Francesca Reggiani, quindi si parla sicuramente di una serata di comicità, la faremo quella a Crognaleto il 15 luglio. Insomma, eventi che spaziano, tra l'altro per target di pubblico diverso, perché Skin porterà per esempio alla fortezza, porterà comunque un DJ set, quindi fino a tarda notte si ballerà in fortezza. Però abbiamo anche appuntamenti per i più piccoli, infatti in moltissimi dei comuni montani abbiamo sfruttato quelli che sono la bellezza dei boschi che ci offre il nostro Parco Nazionale, il Gran Sasso dei Monti della Laga, dove verranno, si animeranno storie di fate, gnomi e folletti con laboratori per bambini che li accompagneranno durante tutta la giornata. Quindi, come si fa a ricordarli questi eventi? Perché la cosa più difficile, certo, è quella. Però noi abbiamo trovato una soluzione molto easy, che è scaricare l'app Abruzzo dal Vivo. Perché scaricando gratuitamente quest'app, durante le nostre vacanze quest'estate potremmo sapere qualsiasi cosa di questi eventi, che poi sono quasi tutti gratuiti ad eccezione di due in fortezza per una questione di, diciamo, più di sicurezza che di, certo, altro, ma con dei prezzi veramente bassissimi. E quindi scaricando l'app Abruzzo dal Vivo sarà possibile leggere tutte le informazioni, gli orari, magari prenotare i laboratori, perché ci sono anche molti laboratori musicali. È un evento a tutto tondo, cioè non c'è soltanto il concerto, ma ci sono anche tanti altri momenti nelle giornate di visita a questi posti meravigliosi che possono offrire altro a chi viene in Abruzzo e magari sta al mare, ma magari ha la possibilità nella sua permanenza sulle spiagge anche ad andare a visitare l'entroterra, che è pieno di splendide ricchezze. Beh, sono tante le opportunità, la Coccagna ricordava l'app, ma io dall'accanto mio vi ricordo le telecamere di Rete 8 Tour Village che seguiranno molte di queste date. Una battuta flash per ognuno dei nostri ospiti a partire da Moreno Fieni, sono queste le basi giuste anche per i prossimi anni, anche per sostenere altre iniziative come queste? Io credo proprio di sì, cerco di essere veramente rapido, veramente flash come detto. Io sto portando avanti anche un progetto di marketing territoriale vero e proprio con il BIM, che poi si muove da una piattaforma evidentemente informatica che comprenderà anche un'app, tanto per citare quello che diceva anche Eleonora Coccagna, che va proprio in questo senso, cioè di mettere a sistema le risorse dei nostri territori, di creare curiosità e capacità di intercettare anche i flussi di chi magari viene al mare e non conosce l'interno della nostra provincia, parlo evidentemente per la provincia di Teramo, in questo caso essendo il BIM di Teramo, ma un discorso valido anche per gli altri territori coinvolti da Abruzzo dal Vivo. Quindi io sono praticamente convinto, lo dico con un pizzico di presunzione, sono praticamente convinto che questo possa essere l'inizio, così come altri progetti che magari stiamo portando avanti con la provincia di Teramo. C'è un bando Real Start che mi permetto di citare, che va nella stessa direzione, che prevede anche una compartecipazione da parte del BIM proprio nel
senso del marketing territoriale. Io ripeto, sono davvero convinto che queste siano le basi. È chiaro che dobbiamo fare un ottimo lavoro di promozione, ma sono convinto che otterremo altrettanti risultati. Giuseppe D'Alonso, gli vogliamo ricordare gli appuntamenti di Crognaleto, visto che ci troviamo? Io intanto ho la Reggiani il 15 di luglio, che è un momento importante, poi ho due affiancamenti, chiamiamoli così, che ho la Fiera della Pastorizia a Piano Roseto, a partire dal 6, 7, 8 di luglio, che mettono a centro il mio territorio. Ma io credo che forse la cosa più bella, per la quale il sindaco di Crognaleto è contento e credo di rappresentare il sentimento di tutti i sindaci, i colleghi che mi hanno dato questo incarico, credo che ci siamo, abbiamo interpretato quello che ha necessità il territorio, cioè sicurezza, tranquillità, fiducia. Guardate, nei nostri territori c'è ancora la voglia di vivere, ci sono le attività commerciali che aspettano di ospitare le persone. Questo stress dovuto dal sisma, da quanto dicevo prima, ha provocato un po' di disaffezione. Questo strumento che abbiamo messo a sistema, questa macchina, perché poi il supporto dell'ACS, il distretto, le DMC, il BIM e tutti i sindaci che si muovono e tutte le associazioni, perché non è stato detto, ma noi abbiamo lavorato in sintonia con tutte le associazioni locali per fare in modo che ci sia la massima convergenza, ha prodotto quel sistema di cui l'entroterra abruzzese, dico io, perché non è Crognaleto, non è Campo Tosto, ma è l'intero Abruzzo, ha prodotto quel sistema che tante volte noi citiamo ma non riusciamo a portare a casa, e cioè coniugare il mare con la montagna. Il grande lavoro che sta facendo il distretto, lo diceva prima il presidente Ucci, di coniugare gli albergatori con le programmazioni che noi abbiamo fatto, credo che sarà la vittoria di questo progetto. E come dicevo prima, è solo l'inizio, perché forse siamo sulla strada giusta, abbiamo capito che l'unione è quello che serve e soprattutto la fede in un qualcosa sulla quale noi crediamo, e cioè la risorgere di questi territori. Abruzzo dal vivo è un qualcosa di vero che adesso inizia ma avrà una fine molto ma molto lunga. Angelo Radica, rapidamente, dicevi prima siamo piccoli ma cresceremo, direi che questo è forse l'esame più importante di questi ultimi anni per ACS, una vera e propria consacrazione. Sì, noi ci siamo candidati 4 anni fa a rappresentare un organismo unico e unitario, però non, che gestisse, che aveva le capacità di gestire cose molto importanti come i cartelloni della prosa invernali, ma anche iniziative estive. Il salto di qualità che qui facciamo, grazie ai partner che sono stati prontissimi, è quello di gestire un sistema più complesso, perché un conto è gestire magari 11 stagioni in realtà diverse, e un conto è gestire contemporaneamente 70 iniziative in meno di un mese e in territori anche abbastanza disagiati per ovvi motivi anche strutturali. Io credo che tutto quello che è stato detto risponde a verità. Nel fare sistema ognuno deve giocare la sua parte, e qui ci siamo riusciti. Non solo, ma come dicono gli americani nelle trattative, tutti devono vincere, win-win dicono gli americani. Qui tutti hanno vinto, a partire dal MIBACT e fino al comune più piccolo, più lontano. E la cosa che a me umanamente fa piacere, da persona che ha una sensibilità sociale, è che siamo riusciti a portare, vogliamo riuscire a portare un po' di sollievo, un po' di ottimismo a territori veramente, come diceva il sindaco D'Alonso, che hanno pagato molto, però hanno ancora una voglia incredibile di riemergere. E quindi dare un piccolo sollievo, una piccola speranza, credo che sia una cosa di straordinario valore. Grazie, grazie Angelo Radica. Allora, giusto il tempo per ricordarvi il Festival Abruzzo dal Vivo 2018, quasi 2 mesi, oltre 70 eventi, 23 comuni coinvolti tra le province di Pescara, L'Aquila, ma soprattutto Teramo. Per seguire
tutti gli eventi, perché ne sono davvero tanti. Vi invito a scaricare l'app Abruzzo dal vivo e a seguire anche le nostre trasmissioni di Rete 8 Tour Village, che seguirà appunto alcuni tra i più grandi avvenimenti, spettacoli, concerti, mostre, percorsi, incontri, laboratori, insomma l'Abruzzo che rinasce, rinasce grazie a iniziative importantissime come queste. Ringrazio gli ospiti intervenuti quest'oggi per rappresentare questa prestigiosa iniziativa, ringrazio tutti voi e vi auguro una buona serata.